Ragazzi, è sabato mattina, no, perché in Germania i sabati vengono prima delle domeniche. Nei video precedenti mi sono dimenticato di specificare questa cosa, ovvero ricordatevi che in Germania, siccome sono avanti su tutto, sono avanti anche nei giorni settimanali, infatti le domeniche vengono prima dei sabati e dunque oggi è sabato mattina, ancora una volta. Oramai sappiamo perché, dalle strade vuote, piazze vuote della Germania, soprattutto di Berlino, essendo la città meno popolosa della Germania, chiaramente Berlino è quasi sempre vuota, se non sempre vuota. Comunque sia, parliamo di un argomento che ogni tanto torna qui sul mio canale, ovvero il caffè in Germania, ragazzi, no? Perché io, da amante del caffè, non posso che non notare alcune cose qui della Germania riguardante il mondo del caffè e soprattutto il mondo degli espressi. Io sono un amante del caffè espresso. Non del caffè americano, non del cappuccino, non di queste da me considerate brodaie, ma del semplice caffè espresso, in italiano chiamato semplicemente caffè, qui e nel resto del mondo chiamato espresso. Se venite in Germania o andate in Australia o andate in Malaysia o andate insomma Stati Uniti, Brasile, eccetera, eccetera, eccetera. Se chiedete un caffè, vi arriverà la brodaia lunga di acqua nera. Invece, se volete il caffè espresso, dovete dirgli espresso, ok? Giusto per così, tanto per puntualizzare. Se magari siete nuovi nel viaggiare all'estero, sappiate che se volete ordinare un espresso dovete dirgli espresso. Qui in Germania ordinare un espresso vuol dire avere ogni volta un'esperienza nuova di zecca. Perché non è come in Italia, no, vabbè, oh. Sul cibo in Italia non si può dire una beata mazza. Siamo sicuramente tra i migliori al mondo. E questo include anche il mondo del caffè. Qui in Germania non è che ovunque andiate potete aspettarvi un caffè espresso ottimo, come succede nel bel paese. No, qui ogni volta che ordinate un caffè espresso dovete aspettarvi una sorpresa, che sia positiva o negativa. Non fatevi ingannare, come io facevo spesso in passato, dalle macchinette del caffè. Possono essere le macchinette del caffè migliori al mondo, ma darvi un espresso di merda, oppure viceversa, perché ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, per esempio in Germania. Oggi, stamattina, sabato mattina, ripeto, sabato viene dopo la domenica qui in Germania. Oggi ho preso un espresso e pensavo si trattasse di un espresso di merda perché mi sono fatto ingannare dall'apparenza della macchinetta appunto del caffè. Scusate tutte queste ripetizioni. E invece mi sono dovuto ricredere. Mi hanno dato un espresso più che decente da una macchinetta del cazzo. Se vedete queste macchinette che fanno tutto automaticamente, no? La schiuma, il caffè, dove dovete premere solamente i bottoni, ecco, quelle sono le macchinette che all'apparenza sembrano
essere delle merde, ma qui in Germania no. Non sapete mai cosa aspettarvi. Se vedete una macchinetta di merda, ciò non vuol dire che il caffè sia di merda, il caffè espresso. Infatti oggi da una macchinetta di merda mi hanno dato un espresso, appunto, per gli standard tedeschi, ottimo, ok? Con la bella cremina, con insomma. Consiglio a tutti gli amanti dell'espresso, se siete in Germania, non ordinate il caffè espresso sulle tazzine di porcellana, perché spesso queste tazzine di porcellana sono fredde e quando il caffè scende dentro queste tazzine di porcellana, il caffè espresso vi sarà servito tiepido, il che fa schifo, ragazzi, perché qui non c'è la cultura di servire il caffè espresso bollente come secondo me dovrebbe essere servito. Spesse volte ve lo danno appunto tiepido e questa è una cosa che veramente non sopporto. Allora, se siete veramente degli amanti del caffè espresso, per esempio, siete qui in Germania, chiedetelo sempre zu mitnehmen, ovvero da portare via, almeno ve lo daranno dentro le tazzine di carta, di cartone, e almeno la temperatura del caffè rimarrà, non dico bollente, ma insomma rimarrà bella calda. Un consiglio che vi do: prima di tutto non fatevi ingannare dalle macchinette del caffè, perché anche la migliore macchinetta del caffè qui in Germania potrebbe darvi il caffè peggiore. Vedete i caffè, i bar di questi hipster, anche io sono un hipster per carità da certi punti di vista, però questi bar dove vedete magari la macchinetta del caffè marzocco, tutta bella ultimo grido, ecco, c'è una grande possibilità che questi bar vi servano un caffè espresso tiepido e dopo un caffè espresso tiepido lo pagherete 3 euro, 3,10 euro, 2,90 euro. Non volete ciò, volete un caffè espresso caldo. Allora fatevelo servire prima di tutto su mitnehmen, almeno saprete che sarà caldo e non tiepido, e non fatevi, appunto, come ho già detto mille volte su questo video, non fatevi ingannare dall'apparenza delle macchinette del caffè, perché anche la macchinetta del caffè peggiore, almeno qui in Germania, può servirvi il caffè espresso migliore. Ragazzi, che video lungo per parlare alla fine di una stronzata, mi sento un po' un lambrenedetto da questo punto di vista, e dalla vuotissima Berlino sabato mattina è tutto. Ciao ragazzi.